senti un attimo, stiamo parlando dei fascisti. Acquisiamo i fascisti agli ideali della Lega? Io sto parlando dei fascisti. Lei i fascisti li vorrebbe, educare agli ideali della Lega? Le ho fatto una domanda, mi dica sì o no. I fascisti, lei li vorrebbe educare? Le domande sono domande, poi uno risponde come vuole. Io le rispondo che questi giovani non necessariamente sono fascisti. Voi li chiamate fascisti, io li chiamo idealisti. Come li chiama lei? Idealisti. Idealisti. Va bene. Puri, non gente che cerca il posticino in regione, capisce? Scusi, quelli che lei ha visto a Roma sabato, come li definisce, Borghezio? Quelli che ha visto sabato a Roma, come li definisce? Come erano idealisti i ragazzi che dicevano oh Cimì, quando io ero in università e li avversavo. Ma erano gli idealisti anche loro. E io li rispetterò sempre. Aspetti, Borghezio, le ho fatto un'altra domanda, poi la devo salutare. Quelli che lei ha visto... Quelli sono che lei ha visto sabato a Roma. Però mi deve dare la possibilità sono ogni tanto di fare una domanda. Di molti politici e di molti giornalisti. Borghezio, quelli che lei ha visto sabato a Roma, quelli che hanno assaltato il policlinico, quelli che sono entrati nella sede della CGIL. Veramente chi sono? Soprattutto dei vecchioni. Io sto parlando di giovani di estrema destra. Ah, è una questione di età. Quelli sono fascisti? Vecchioni, diciamo, miei coetanei. Sì, ma sono fascisti quelli. Beh, io vedendo, hanno agito da squadristi. Hanno agito da squadristi. Molto bene. Grazie Borghezio per essere stato con noi. Grazie davvero. Poi quando vuole noi la facciamo intervenire. Grazie.